campione di incassi, Sabrina Impacciatore. Ciao Marco. Benvenuta. Grazie. Prego, accomodati. Ciao, grazie. Eccoci qua. Speriamo che tocco. Eh? No, perché che? Sugli sgabelli non tocco. Ok. Ah, no, no. Semmai fai un giretto, se ti vediamo sotto tutti là. Aspetta, come vogliamo? Non tocco. Può venire qualcuno a reggere qui? Vediamo un po', eh. Devi stare in equilibrio, in equilibrio. Vabbè, sì. Ti piace stare in equilibrio o preferisci perdere l'equilibrio come dopo festival? Ma io sono squilibrata in ogni caso, quindi... Cioè, diciamo... L'equilibrio è un'aspirazione, però... È un'aspirazione che hai. Un'aspirazione, sì. A volte bisogna muoversi, tu ti muovi, no? Anche professionalmente per trovare il tuo equilibrio, no? Quindi sempre. È tutta una metafora. È tutta una metafora, guarda. Senti, Sabrina, tu ci hai divertito tantissimo, no? Tante cose che hai fatto, adesso il dopo festival è solo l'ultima. Poi c'è il film drammatico, ma tu sei più festival o più film drammatico? Tu. No, io sono un'attrice che, infatti l'ho detto anche con la C, detta bene. Attrice. che fa una ricerca, e in realtà come trovo delle possibilità di espressione che mi stimolino, le esploro. In realtà non so bene cosa io voglia. Mi piace vivere di questo, ecco, fare dei viaggi che mi allontanino da me. Tutti i viaggi di Sabrina Impacciatore con Linda Celani. Molto mobile e sorriso irresistibile, Sabrina Impacciatore comincia presto a lavorare in TV. È Gianni Buoncompagni, che lei definisce genio assoluto, oltre che grande amico, a metterne in luce le enormi potenzialità quando la sceglie per una delle sue domeniche in. Beh, io per un discorso attrice sono pronta. Devo aggiungere un altro paio di Wonder Bra? Durante tutti gli anni 90 è protagonista di molti programmi, inventa personaggi che sottolineano la sua ironia, che fa leva soprattutto sulla fantasia e sul gioco. Fa ridere e sa ridere Sabrina, soprattutto di se stessa. Prontissima, che devo fare? Ma il suo potenziale non si esaurisce nel personaggio da commedia. Sabrina non è una caratterista, sa essere convincente in tutti i ruoli che interpreta, anche in cinema, e sono tanti, con i più importanti registi italiani, Scola, Verzì, Veronesi, Muccino, ed anche in produzioni internazionali come La Passione di Cristo di Gibson. È nata per essere attrice, pur avendo cercato in tutti i modi di avere una vita normale, di cercare un lavoro normale, così come volevano i suoi genitori, che a dire il vero ci hanno messo poco a convincersi che quella ragazza ribelle, incontenibile, vivace e spiritosa del suo carattere indomito avrebbe fatto cifra stilistica. Questa è la canzone intelligente. Ama collezionare giocattoli, i mondi della fiaba e dei sogni esercitano un certo fascino su di lei. Incanto e meraviglia, preziose emozioni che non svediscono mai. Oddio, finalmente il mio sogno erotico si realizza. Ma che bella, ma che due bella. Uomini come voi in ginocchio. Le sue incursioni sul palco di Sanremo e il dopo festival l'hanno fatta amare dal grande pubblico, che la apprezza per la sua capacità di trasmettere un candore sempre autentico. Ti sei fatta male qualche volta con tutte queste cadute che hai fatto? Non lo so, io ho perso la sensibilità. Non senti più niente? Non sento più niente. Cadi. Pensa che quando tornavo da Milano l'altro ieri, che sono andata a due sfilate, ero tutta felice perché era stato bellissimo, avevo questo fascio di rose che mi era stato regalato da Giorgio Armani e io non riuscivo a separarmene, era altissimo questo fascio, più alto di me, ho una valigia alta così grande perché sono insicura, ci metto tutto dentro, un borsone così, e mentre uscivo dalla limousine tutta contenta in questa fiaba da principessa, mi è caduto un passaggio a livello sulla testa. No. Sì, ma è incredibile, però è vero. No. Ricordarmi la mia vita. Tutti questo fascio di rose. Sì, il fascio di rose, sì, scusa, ma proprio lo sgabello. Senti, ma... Avevo visto delle poltroncine che facevano proprio al caso mio, ma l'hanno portato via. No, ho detto io, mettete lo sgabello. Perché ti ringrazio, ti ringrazio. Magari cade. Senti, questa storia è collezioni oggetti, no? Ho sentito adesso, giri per il mondo e...
Beh, perché? Sì, perché io sono convinta che tutti gli oggetti abbiano un'anima. Infatti, un'anima? Sì. Mi circondo di oggetti che abbiano una storia. Quindi quando vedo un oggetto che mi emoziona, solitamente li compro nei mercatini o nei negozi di antiquariato, e quando un oggetto mi emoziona non posso assolutamente lasciarlo lì, perché mi sta dicendo qualcosa, mi sta raccontando qualcosa e mi vorrà confortare in seguito. Quindi ci parli spesso? Insomma, ah sì, ma io parlo anche con gli stipiti delle porte. Certo. Ah sì? Beh sì, comunque mi faccio compagnia. E dormi compagnia. Con l'orsacchiotto? Sì, dormo con un coniglietto, con un leoncino e con un piccolo topino. Con un topino. Sì, siamo tanti. Ma è stato papà un po' a trasmetterti questa cosa? Mio padre è un collezionista, ecco. E anche lui è un feticista, e anche lui si circonda di oggetti, infatti rischiando la separazione da mia madre, che sarebbe invece una tipa abbastanza essenziale. Ah, poverina. Però secondo me gli oggetti comunque, soprattutto quando hanno una storia, diventano dei catalizzatori di energia, no? Io per esempio ho anche tanti abiti d'epoca e quando indosso un abito d'epoca mi sento immediatamente suggestionata dall'abito che indosso. Ah, noi abbiamo un po' di fotomontaggi, adesso magari velocemente li possiamo scorrere, tu in vari abiti d'epoca, la regia quando vuole li può mandare in onda. Ma vedo abbiamo un sacco di cose. Ecco, qui per esempio i Botticelli. Prego, scorriamo. Vediamone altri, carina, qui la Gioconda che è qui, Vediamone altri. Ah, qui l'orecchino di perro, ragazzi. Ce n'è ancora un altro, un po' più. Qui, Andy Warhol, perfetto. Andy Warhol, perché giustamente. Si percepisce sempre la tua arte. Guarda, io veramente avrei tante domande da farti. Qui fioccano le domande, Fioccano domande. Fioccano le domande. Qui fioccano domande. Senta, così scendi allo sgabello. Vieni che scendi allo sgabello. Cioè, me la siete preparata appositamente per me? Sì. Siete già andati tutti al cinema a vedere A casa tutti bene? Adesso ti preoccupare che parliamo calmo. Perché tutti? Ognuno di questi è una domanda, Ma sul serio? Sì. Cioè, devo raccoglierle dentro, c'è scritto... Se vuoi raccolgo io, basta che mi indichi... posso anche inchinarmi. Ecco qui, senza cadere. Allora... Vediamo un po'. Ma davvero? Sì. Avete fatto questa cosa? Non so, perché non c'è scritto qualcos'altro. Ma io adoro le sorprese. Cosa non sopporti negli uomini? Cosa non sopporti negli uomini? Dai, io faccio da cestino, vai. Oddio, cosa non sopporto negli uomini? Non sopporto gli uomini che non rispettino le donne. La mancanza di rispetto. Prendiamo qualche altra domanda? Un'altra. Ecco. Che ci sarà scritto. Ma mi piace questo gioco. Ti piace? Sì, ecco, facciamo carino. Tutte, Hai mai baciato un attore per davvero? Wow. Cioè, dietro le quinte o in scena? Se ci dici il nome, anche dietro le quinte. In scena? ho dato il bacio cinematografico. Il bacio cinematografico com'è? È finto, non è un bacio vero. Sul mento. Poi può capitare che uno si prenda gusto. Quello volevamo sapere. Quello, che fa i segni, Francesca? Che fa i segni? Oddio, Francesca fa segni. Dai. No, dico, passiamo alla prossima, vai. Non è che ci stai a provare, Io? Dico, non è che ci stai a provare. Sì, ho scelto la traiettoria della pallottola, dico, adesso prende quella e magari gli viene in mente di provare. Ok, proviamo questo. Oddio, no. Questa la strappiamo che non ci piace. No, aspetta, vuol dire che la devo proprio leggere. Perché ho cercato di boicottarla inconsciamente. Qual è il posto più strano dove hai... Dove hai fatto meditazione. Iniziamo male. Dove... Meditazione. È una forma di meditazione anche quella, non lo quella so. Quella sì, è un'altissima forma di meditazione. Quindi volendo... A volte proprio appaiono figure... Lasciamo stare. Ok, vabbè. Un altro perché ci sto prendendo d'offrissimo gusto. Che ora arriva Frizzi? C'è ancora un po', vai. Allora... A casa tutti bene? No, volevo dire. Mel Gibson com'è? Mel Gibson, com'è Mel Gibson? Mel Gibson, io voglio molto bene a Mel, anche se poi dopo ho avuto delle esternazioni che non ho condiviso.
Però è stato per me un grande regista che mi ha fatta sentire importante, mi ha fatta sentire molto amata e mi ha fatto vivere la vera suggestione, perché quando mi è capitato di rivedere quel film non ho pensato di recitare La Passione di Cristo, ho pensato proprio di aver vissuto un'esperienza, perché la suggestione era talmente potente che io ho davvero creduto in quel momento che Jim Caviezel fosse Gesù e che io fossi la Veronica. Quindi non sto tanto bene come sappiamo, ma insomma. Beh, anche lui, perché mi dicono che girava e faceva benediceva le folle. Era Jim Caviezel che mi salutava sempre facendomi il segno della croce e quindi tornavo sempre insanguinata in camera perché lui era tutto ricoperto di sangue. E poi si era anche un po' innamorato di me, ma questo è un altro. Ah. E dici. No, ma questo è troppo. Passiamo le luci ancora un po'. Ma non è che poi viene tradotta questa cosa perché lui. No, non ci sente, la figura. Vabbè, insomma, siamo io comunque e te, sia, lui una sera mi ha invitato a cena, poi ero molto timido, quindi mi ha fatto invitare dalla sua assistente mentre io camminavo. Dall'assistente ti ha invitato? Sì, l'assistente mi ha inseguito, ha detto Jim è timidissimo, però vabbè, insomma, te la faccio breve. Io ho detto va bene, vengo a cena e lui ha detto no, l'assistente ha detto lui ti aspetta in albergo, io ho detto no, meglio che lo raggiungo al ristorante e quindi sono andata al ristorante e lui mi è venuto a prendere lì sull'uscio, che dico uscio, ma vabbè chissà da dove l'uscio viene, un po' aulico ci sta, l'ingresso era bellissimo, aveva questo cappello con lo stesso colore dei suoi occhi, scelto tra milioni ovviamente. Lui mi ha preso per mano e mi ha portato fino al tavolo che era in fondo alla sala e ci siamo seduti, eravamo io, lui e due preti, perché lui per non cadere in tentazione si era portato i preti. E, sul serio? Perché lui era sposato. E ad un certo punto talmente era, siccome era molto attratto da me e quindi si avvicinava sempre di più mentre mi parlava, questi due preti lì davanti che erano testimoni del tutto, e lui mi ha guardato e mi ha detto in inglese sei così tanto attraente, però mi devo ricordare che tu polvere eri e polvere tornerai adesso. Grazie Jim, era diventato proprio Gesù. Mamma lo segno, cioè proprio ricordati che devi morire. Vabbè. A casa tutti bene, un film imperdibile. Ve lo consiglio col mio papà. Ciao amore, come stai? Tutto bene? Carlo, scusa Carlo, ti posso parlare di una cosa privata? Non è un momento proprio. Oh, mi basta un minuto. Ascolta Carlo, io questi anni mi sono studiato tutti i vini del mondo. Chiedimi qualsiasi cosa, su qualsiasi vino io te la so dire. Davvero, mettiamola alla prova. Doc IG, IGT, Super Tuscan, lì so tutti. Ascolta, io ho già parlato con tuo padre, gli ho chiesto se posso tornare a lavorare al ristorante da voi perché ci avrei un bisogno pazzesco da zero a tutto il passato e ricominciare. E papà che ti ha detto? Che dipende da te e da Sara. Ce l'ha detto lui di mandarti via 6 anni fa. Ma come, zio? No, scusa, che noi stiamo un po' sotto pressione, non saremmo arrivati a sto punto se non fossimo disperati, capito? E Sara, scusa, ti posso parlare un attimo? Che è successo adesso? Tra 3 mesi mi nasce un figlio. Ci stanno per togliere la casa perché è da più di 1 anno e mezzo che non riesco a pagare l'affitto. Io ho bisogno che voi mi aiutate, capisci? Aiutami te, Sara. Ma Riccardo, ma è tutta la vita che ti aiutiamo. I soldi che ti abbiamo prestato non li abbiamo più rivisti. E poi comunque, pure volendo, io adesso al ristorante non saprei dove metterti perché siamo al completo e sinceramente le cose vanno bene così. E sono contento per voi. Ti vogliamo tutti bene, Riccardo. Sì, ma basta con sta storia, ti vogliamo tutti bene. E bene si dimostra. E la fiducia si conquista. E comunque, scusami, ma io adesso stavo andando a vedere il tramonto con mio marito. Vai. Non sia mai che vi perdete il tramonto, che sennò magari poi mi rifacci pure quello, no? Andiamo, amore. Vai, che la bambina ti chiama, vai. Casa tutti bene, sta andando fortissimo. Siamo anche al botteghino tutto bene. Al botteghino tutto benissimo, siamo, cioè, non dovrei dirlo io, ma visto che non lo dici tu, siamo primi in classifica e abbiamo anche vinto sulla concorrenza dei Colossal americani e quindi bravi, è un grande orgoglio. Fa particolarmente devo piacere. Dire che questo film mi rende orgogliosa perché esiste l'eccellenza italiana, in questo film ci sono degli attori straordinari, voi dovreste vedere cosa fanno, un regista così grande, così ispirato ed è... Con cui avevi già fatto l'ultimo bacio. Con Gabriele bacio, ci ho fatto un sacco di cose, con Gabriele ci ho fatto L'ultimo bacio, che è stato il mio primo film per il cinema, e poi dopo Baciami ancora, e poi dopo ho doppiato La ricerca della felicità, ho doppiato la moglie di Will Smith nella ricerca della felicità, ho scritto una canzone che era Ricordati di me, e adesso questo film che amo così tanto e ho dato anche una mano a scriverlo,
E quindi è stato un... Grazie, veramente. Sabrina, avrei tanto da spallottolare qui, tante domande da fare, però a te non ce l'abbiamo più. Mannaggia. Viva Sabrina Impacciatore, straordinario.